ha un bambino anche lei nella stessa situazione. Noi lottiamo, buonasera a tutti. Intanto voglio ringraziare gli amici della Venezia.com. Noi combattiamo per una scuola paritaria, a differenza di prima, perché appunto la nostra scuola sta per chiudere, l'ennesima scuola, l'ennesima struttura, più o meno sono 3.000 metri quadri, che verrà chiusa e temiamo fortemente che venga costruito poi di conseguenza un ostello. Mi collego a quello che dice Tommaso, appunto siamo lasciati abbastanza da soli in questa cosa, perché siamo un gruppo di mamme e ci stiamo dando dentro. Stiamo proponendo al comune un'alternativa molto valida, che consiste nel subentro di un'associazione, quale la Misericordia, che si prende l'onere di gestire la scuola, però abbiamo bisogno di aiuto, cioè non è che possiamo fare tutto questo da solo, abbiamo bisogno di contributi, abbiamo bisogno di lavoro, in questa scuola perdono lavoro delle persone, insomma, cioè i bambini si stanno facendo delle politiche per lo sfollamento della città, insomma, non stiamo assolutamente aiutando il commercio, assolutamente, cioè Venezia è basata su un commercio fittizio, cioè non diamo il futuro, no, i nostri figli sono il futuro, cioè oltre alle scuole comunali in crisi, adesso ci sono anche le scuole paritarie in crisi, quindi tutto un sistema, che i grandi alberghi falliscono oramai a Venezia, non c'è il ciclo, no? Continuano ad aprirne, no? Cioè se uno va lungo il canale grande, ogni due per tre c'è un altro. Il canale è uno degli ultimi baluardi della città, nel senso, è uno degli ultimi posti in cui ci sono i veneziani. È un sestiere della vera Venezia, non ci sono ancora i veneziani. Ci siamo ancora, siamo pochi, ma ci siamo ancora. Su pezzi, 58.000 veneziani rimasti. Più o meno, ho letto un pezzo di Severgnini l'altro giorno, che da non veneziano ha detto, ma qui non c'è più niente, qui stanno andando tutti in terraferma, i turisti si lamentano del fatto, lui ha parlato con un turista, mi ha telefonato, mi ha raccontato questa cosa, di un turista che era convinto di vedere un signore che suonava la chitarra, pensava fosse veneziano, poi di vedere un mimo che pensava fosse veneziano, ha scoperto che uno era serbo e l'altro era russo, ha detto, ma che posto è questo? Cioè è Disneyland ormai. Non c'è più nulla, o meglio, ci siamo ancora, però abbiamo bisogno delle possibilità per proseguire. Ma non abbiamo chi ci rappresenta. No. In comune non c'è nessuno che ci rappresenta. Allora ci torniamo perché dobbiamo poi vedere altri argomenti. Perché non fa una trasmissione sul gas fornito da Putin e sottoscritto da Berlusconi?